Per questa domanda andiamo a vedere la seconda legge della termodinamica e gli effetti di interconnessione fra la nostra atmosfera e lo spazio. Come al solito prendiamo le nostre solite informazioni. Viviamo in un sistema pressurizzato positivamente, esattamente attiguo ad un sistema pressurizzato negativamente. In altre parole, viviamo in un ambiente che non è vuoto nel vuoto dello spazio. Secondo i luminari della scienza, fra questi due sistemi non c'è nulla. Nessun muro, nessun contenitore, nessuna barriera, nessuna recinzione, niente. Semplicemente una fantasiosa soglia o confine. Vediamo una camera per il vuoto. Come notate, deve avere un apparato molto solido di contenimento. Diversamente non potrebbe funzionare. Ma ora vediamola alla grande. L'enorme, mostruosa e super costosa camera del vuoto della NASA, che grazie ai contribuenti come me abbiamo pagato involontariamente. Le pareti di questa cosa sono spesse 1,80 m e sono rinforzate con cemento armato. Devono essere così, altrimenti l'intera costruzione collasserebbe su se stessa nel momento che viene messa in moto. Diamo un'occhiata a cosa succede quando si estrae tutta l'aria dall'interno di un contenitore. Una reazione molto violenta, non trovate? Questa cisterna ferroviaria è costruita con del materiale molto robusto. Pensate alle magiche qualità di queste tute spaziali. Praticamente potete vedere che è molto leggero ed è molto flessibile, oltre ad essere decisamente riflettente. Volete provarla? Torneremo sulle assurdamente costose tute spaziali con un altro video nel futuro. Quindi in breve, come fa ad esistere il vuoto attiguo ad un non vuoto quando la seconda legge della termodinamica afferma chiaramente che quando due sistemi inizialmente isolati in regioni dello spazio separate ma vicine, ciascuno in equilibrio termodinamico con se stesso, ma non necessariamente uno con l'altro, riescono ad interagire e alla fine raggiungeranno un reciproco equilibrio termodinamico. A proposito, inoltre dice questo. La seconda legge è applicabile a un'ampia varietà di processi reversibili e irreversibili. Tutti i processi naturali sono irreversibili. Quindi, stando alla seconda legge della termodinamica, alla nostra atmosfera non è concesso di esistere per niente, mai. Cari fanatici, spiegatelo. Spacebusters, il canale che vi fa pensare da soli. Per chi desidera approfondire l'argomento, nella descrizione del video trovate il link Falsificare lo spazio, Apollo e il vuoto dello spazio.